Allora, innanzitutto devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione, ma soprattutto per la mentalità, per l'approccio con cui abbiamo giocato questa gara. Avevamo tanto parlato dell'importanza di affrontare questa partita mettendo da parte come dire, la prossima gara, quella con Treviso, che sicuramente è un'importanza notevole, ma questa non era da meno. E una cosa è dirlo con le parole, un conto invece è trasformarlo con i fatti. Quindi abbiamo approcciato, rispettato Imola, giocato per intensità e per qualità degli ottimi 40 minuti, e quindi c'è molta soddisfazione, ripeto, perché abbiamo acquisito una mentalità vincente, una mentalità molto più importante delle indubbie qualità che abbiamo. E quindi è così che vogliamo affrontare una partita alla volta, è così che prepareremo la prossima partita con Treviso. Guardavo le statistiche, anche oggi 118 di valutazione, 5 giocatori in doppia cifra, 18 assist, statistiche importanti soprattutto a livello di squadra. Oggi probabilmente sono riuscito a dare più spazio anche ai giocatori magari meno impegnati, ma quello che ho visto in campo è stato qualcosa di positivo da parte di tutti. E quindi era quello che volevamo, c'è quindi grande soddisfazione soprattutto e non per ultimo perché questa prestazione arriva davanti a tantissimi nostri tifosi in trasferta e credo che sia una cosa unica andare in trasferta e pensare e percepire di essere in casa, ecco, quindi c'è tanta passione intorno a noi, c'è tanta voglia di ottenere qualcosa di importante ed è giusto ricambiare con prestazioni come queste perché, ripeto, se lo meritano, ce lo meritiamo ed è quello che vogliamo fare fino alla fine. L'impressione è che la squadra si diverta proprio anche in campo, cioè cerchino sempre il passaggio in giù. Sì, è una caratteristica che è nata, devo dire, dal precampionato. C'è tanta qualità, abbiamo creato di impostare il lavoro su quest'idea, chiaramente poi la disponibilità e le qualità di passare e di leggere le situazioni aiuta, però sicuramente anche oggi vedere i giocatori più importanti, avere il piacere di vedere in campo, quindi di sedere per lasciare spazio ai giocatori magari meno impegnati, più giovani, è qualcosa di importante perché poi durante la settimana tutti sono importanti, la qualità dell'allenamento nasce dalla disponibilità di tutti e quindi sono contento di questo, ma sono d'accordo. Quando sei incrinato...